Ciao a tutti, io sono Elenia, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Con la stessa piega e la stessa maglia dello scorso video perché sto registrando un video dopo l'altro. Comunque oggi bucole che coincide anche con il Wopap perché, strano ma vero, ho letto tutti i libri che ho comprato e, ancora più strano ma ancora più vero, ho anche letto tutti i libri che erano nella libreria Affare Polvere. Quindi ebbene sì, partiamo subito perché c'è da dire un sacco, insomma, quindi mettetevi comodi, qualcosa da bere, da scronocchiare e partiamo subito con il primo libro che ho letto a gennaio, ossia Il destino dell'orso di Dario Correnti, un thriller di questi due autori che hanno deciso di scrivere insieme, quindi un libro a quattro mani, e racconta di un povero Cristo che è stato soprannato da un orso. All'inizio si pensava che fosse un solo terribile incidente, però poi Ilaria, che è una giornalista della Cronaca Nera, si impunta ed è convinta che in realtà c'è tutto un piano premeditato dietro. Infatti poi è così, e quindi dovranno indagare su per chi, per come, insomma, tutte queste cose, un thriller semplice, normale come tutti gli altri, però devo dire che mi ha conquistato più degli altri, forse la scrittura coinvolgente, l'originalità anche di tutto il piano che c'è dietro questa morte di questo povero Cristo, e anche i capitoli brevi, devo dire che mi è garbata la situazione. E quindi sì, molto bello, interessante, molto veloce anche da leggere e originale. La copertina inganna perché c'è tutta questa cosa bella, no? Invernale, la neve, così colà, quando in realtà è ambientato tra luglio e agosto, quindi cosa? Shock! Comunque, ve lo consiglio, mi piace molto. C'è gusta. Poi, il prossimo libro è La verità del ghiaccio di Dan Brown, che si colloca un po' nel mezzo. Ci sono libri di Dan Brown tipo Angeli e Demoni o Il codice da Vinci che mi sono piaciuti tantissimo, sono dei libri meravigliosi, e poi libri che mi hanno fatto schifo, tipo Inferno, non è chissà cosa, oppure anche Origine che fa schifo al cazzo, questo diciamo è un po' nel mezzo. E parla di un meteorite che è stato localizzato dalla NASA in mezzo ai ghiacciai e ci hanno trovato un fossile, insomma la vita extraterrestre, tutto bello, gli alieni, fregno, fregno, tutto a posto. Si sono tutti un po' casati quando in realtà non è vero. E quindi sta a voi poi scoprire la verità del ghiaccio, appunto, qual è la verità e perché sta là quel meteorite, il fossile, non si spiegano, no? Di come sia possibile, tutte queste cose, e che sia una bugia, appunto, non si spiegano perché, sta a voi poi leggendo il libro, scoprendolo. È carino, diciamo che mi è piaciuto abbastanza, ecco. 3 stelle su 5, se vogliamo dargli un giudizio. Poi un libro molto tosto, con temi centrali e molto attuali, di cui ho fatto già una recensione, ve lo linko su nelle schede, non mi ricordo forse di qua è il posto giusto. Allora, è Lei che divenne il sole di Shirley Parker Chan. Doveva essere un fantasy, ma che di fantasy ha ben poco. Racconta la storia di due bambini che vivono col papà in un villaggio in Cina, sotto la dominazione mongola. E questo villaggio, già loro vivevano nella povertà, viene distrutto, e quindi la bambina a cui viene destinato il nulla, prende e fugge, però sotto il nome del fratello a cui era invece destinato il tutto. Il papà e il fratellino vengono uccisi, comunque muoiono nella distruzione del loro villaggio, e quindi questa bambina si convince sempre di più che deve portare onore al nome del fratello a cui è destinato appunto il tutto e il successo. Si farà monaco, viene distrutto anche il monastero e quindi dovrà prendere e fuggire di nuovo, e poi da qui inizia la sua avventura vera e propria, gioigloriosa devo dire. E soprattutto un'avventura non solo esterna, e quindi combattere la dominazione mongola, che è prettamente maschile, ma anche diciamo la sua interiorità, quindi ciò che vuole davvero lei essere, e vorrebbe anche che tutte le persone a cui vuole bene, che sono intorno a lei, facessero la scelta giusta e ascoltassero ciò che si sentono di fare, non sempre quello che gli si viene detto di fare, ecco.
Comunque, per tutto il resto è super mega figo anche a livello di copertina. Dicevo, tutto quanto il resto lo trovate su nelle schede. Temi fondamentali, misoginia, transessualità, insomma, tutte queste cose molto attuali che secondo me l'Italia non è ancora a punta, ma ci possiamo arrivare. Leggete Le che teme nel sole. Io sto aspettando il secondo come non ci fosse un domani. Personaggi meravigliosi, tutto bellissimo, insomma, anche la scrittura. Mi piace molto. Comunque, ripeto, trovate la recensione su nelle schede se volete qualche informazione in più. Poi abbiamo tre libri della stessa autrice. Sicuramente la conoscerete già e saprete che io ho letto già altri libri suoi perché ho fatto un paio di recensioni negli anni passati sul mio canale. Comunque, senza gingischiare, addentriamo nei libri, in questi tre libri di Diana Jefferies. Li ho letti quasi tutti. Me ne manca uno. Comunque, un po' così andiamo spediti. La figlia del mercante di seta, che mi è piaciuto molto, forse più degli altri, e racconta di questa ragazza che vive ad Hanoi, in Vietnam, perché lei ha il papà o la mamma, non mi ricordo, forse la mamma vietnamita e il papà francese, però vive in un periodo storico un po' tragico perché vive in Vietnam sotto la dominazione francese, quindi lei si sente un po' di qua e un po' di là, quindi non sa bene da che parte stare, chi ha ragione, il Vietnam o la Francia, e poi si sente sempre esclusa, sempre l'ultima. Anche a livello familiare, insomma, vive un periodo storico tragico e anche familiare, e poi ovviamente sarà voi scoprire tutta la sua storia, insomma, anche a livello amoroso, sentimentale, insomma, il rapporto che ha con la sorella, con il padre, con la mamma defunta, ahimè, poi c'è l'anima sua che è morta proprio per far nascere lei, insomma, tutte cose tragiche. Diana Jefferies comunque ci usa a scrivere di donne che hanno un malessere interiore. Infatti, anche per quest'altro che vi sto per mostrare, il segreto del mercante di zaffiri, idem spiccicato, questa donna che vive questo malessere interiore, e ancora peggio in realtà in questo senso, perché lei subisce un tradimento da parte del marito, solamente che lei lo viene a scoprire dopo la morte del marito, scopre di questo bambino del marito fatto con un'altra donna. E quindi lei poi si sente cadere il mondo addosso perché era felice di qua di là, quando poi in realtà il marito le nascondeva questo grande segreto. E poi ovviamente lei si addolcerà un pochino scoprendo la verità, insomma tutta la storia. Prima di qua di là, poi però in realtà capisce e si ricorda anche di com'era il marito prima di morire, insomma. E poi, prima che mi perdo in chiacchiere in queste stolcinerie, andiamo avanti. Il terzo volume, terzo libro in realtà, perché sono tutte storie autoconclusive, di Diana Jeffries, sembra, sempre, non so più parlare, La sorella perduta. Anche in questo senso c'è questa ragazza che a un certo punto della sua vita scopre di avere una sorella. Diciamo che non. Cioè, del tipo shock, del tipo chi sei, cosa vuoi dalla mia vita, dopo così tanti anni io scopro di avere una sorella. Anche se in realtà lei sapeva di avercela una sorella, ma la credeva morta, e quindi lei torna tipo in vita, tipo shock, because. E quindi, insomma, c'è tutta la storia di queste due sorelle che si rincontrano, che si spiegano un po' a vicenda, si raccontano un po' a vicenda, perché questa cosa che, cioè, l'hanno tenuto un po' nascosto, hanno un po' sabbiato di come sono andate veramente le cose alla nascita di questa prima sorella, della sorella maggiore, che sarebbe quella perduta. E mi auguro che poi voi possiate leggere almeno un libro di Diana Jefferies e ritrovarvi un po' nelle situazioni che lei racconta, e mi auguro anche che voi possiate trovare una soluzione a uscire il vostro malessere, come lo escono anche le protagoniste di Diana Jefferies. Allora, adesso 5 libri, sì, di cui vi ho già parlato, quindi sarò breve e concisa. Vi lascio sempre il video
su nelle schede, sto parlando dei libri di Robert Bresnahan, in particolare i thriller che hanno come protagonista Erika Foster. Allora, partiamo dal primo, ovviamente vi faccio vedere in ordine di pubblicazione perché secondo me vanno letti proprio in ordine di pubblicazione. Allora, il primo è La donna di ghiaccio, e qui conosciamo per la prima volta Erika e il suo primo caso a Londra. Lei è una detective, una poliziotta slovacca solamente, che si trasferisce a Manchester per lavoro, poi lì subisce un trauma e quindi si trasferisce a Londra per poter ricominciare qui. Quindi qui è il primo caso che lei riceve a Londra come nuovo lavoro, che poi nuovo non è solo l'ambientazione diversa, e quindi iniziamo a conoscerla meglio. La donna di ghiaccio, bello, soprattutto la copertina, non mi piace tanto la scritta, questo contrasto tra il celeste e il rosso, però ok. Il secondo volume invece è La vittima perfetta, quindi mi piace di più il contrasto dei colori. Qui il secondo caso di Erika, e la conosciamo un po' meglio, insomma, anche del suo passato, sia a Manchester, dove ha appunto subito questo trauma sul lavoro, e sia anche della sua vita prima di Manchester, quindi di quando viveva in Slovacchia. L'autore, tra l'altro, è slovacco, quindi e ha il marito londinese, comunque inglese, e quindi il suo secondo caso è La vittima perfetta. E il terzo è La ragazza dell'acqua. Sempre molto figo questa cosa, questa copertina mi piace molto. E sono tutti comunque casi autoconclusivi, quindi voi potete cominciare da un libro qualsiasi, però per conoscere meglio la protagonista e tutte le sue vicende, appunto, seguite l'ordine di pubblicazione. Quindi questo è il suo terzo caso, La ragazza nell'acqua, dove la conosciamo ancora meglio, a parte il suo passato, perché appunto lei ritorna molto spesso, rimurgina sul passato, quindi poi in realtà inizia un po' a ripetersi, no? Però qui inizia anche l'autore a citare i due casi precedenti, del tipo ti ricordi questo, ti ricordi quell'altro, e quindi insomma un pochino si ripete anche il passato più recente, insomma, dei due casi passati, no? Recenti, appunto. Poi abbiamo gli ultimi due libri di questa serie, Sangue freddo e poi un attimo, sono giganti, Ultimo respiro. Questi mi piacciono di più come copertine, soprattutto questo, molto molto bello. E mi piace anche il fatto che il titolo non sia solamente giallo, ci sono queste sfumature di arancione. Comunque, ultimi due casi pubblicati di Erika Foster, e la conosciamo ancora meglio di prima. E un po' anche come lavora, come la pensa, e come sta cercando di riscattarsi, no? Sia sul lavoro sia per la sua vita privata. Non vi dico molto altro perché intanto ci sono un sacco di libri di cui parlare, e secondo perché io ho già fatto un video, ve lo linko su nelle schede per sapere tutto il resto. Adesso altri 5 libri, altri 5 thriller di cui vi parlerò più nello specifico in un altro video, così come ho fatto con Robert. E si tratta dei libri di Patricia Gibney, che ha fatto la stessa cosa di Robert Bresnahan. Ha scritto dei thriller, ogni libro ha un caso autoconclusivo. Ma che la storia, diciamo, la vita privata della protagonista, Lottie Parker, è verticale, mentre i casi sono orizzontali. Allora, vi mostro anche in questo caso i libri in ordine di pubblicazione, perché è l'ordine, secondo me, più corretto per conoscere e comprendere meglio tutte le dinamiche, non solo lavorative, ma anche e soprattutto della vita privata dei protagonisti, soprattutto appunto di Lottie Parker. Allora, il primo è L'ospite inatteso. E mi è piaciuto molto, anzi, mi piace molto la copertina più di tutti quanti gli altri di quelli che vi ho mostrato della Newton Compton. Mi piace molto. C'è questo sfondo bianco dietro, mi ricorda un sacco di non so, è proprio il thriller classico, no? Cioè, mi piace molto, mi ispira di thriller. Adesso non chiedetemi perché non lo so nemmeno io. E qui conosciamo Lottie Parker, qui che inizia il suo percorso insieme a noi, il suo viaggio insieme a noi, o noi che iniziamo il viaggio insieme a lei.
dove è ancora all'oscuro di tutto, soprattutto della sua vita privata, che è quella che mi interessa di più, oltre al suo lato poliziesco, lavorativo. Devo dire che però Patrizia Gibney è un po' più classica, insomma, di Robert, e comunque ci sta anche a livello di casi, insomma, di polizieschi, così come un thriller, insomma, anche piuttosto, insomma, ci sono certe scene un po' crude, che Italian non lo so, un po' cruente, un po' violente, volevo dire, ho fatto un mix di cose. E un grande thriller, in realtà sì e no, diciamo un grande, non lo so, però comunque buono, diciamo così, mi piace. Infatti poi ho continuato, il secondo romanzo è Le ragazze scomparse, dove conosciamo un pezzettino in più del passato di Lotti. Già nel primo conosciamo un tassello, diciamo, andiamo a scoprire un tassello del suo passato. Nelle ragazze scomparse, lei poi decide di continuare a indagare nella sua vita privata e ovviamente indagherà anche sul nuovo caso. Anche qui c'è questo bianco allo sfondo, che poi tra l'altro ho appena fatto caso, ci ho fatto caso solo adesso, che vedete il rosso del titolo e qui l'arancione coincide con il cappotto. Oh, shock, l'ho appena notato, va bene. Infatti poi anche qui nel terzo volume Uccidere ancora, azzurro con azzurro, l'ho appena notato, ok. Qui ovviamente sappiamo un sacco di altre robe del suo passato, un altro caso, quindi shock because ovviamente sempre ste robe così, no? Come i thriller classici normali, no? Quindi non c'è nessuna novità. Quindi sto grande thriller io non continuo a non vederlo. Poi gli ultimi due pubblicati in Italia, quindi noi ci troviamo esattamente a metà perché sono tipo 10 o 11, insomma, pubblicati da Patrizia in lingua originale, in Italia siamo solo a 5. Comunque il quarto è Nessun luogo è sicuro, verde con verde, super mega figo, sempre di spalle, questa cosa super mega figa dietro, tutto bianco. E questo è quello che mi è piaciuto di più. Devo dire, mi è piaciuto molto perché finalmente sappiamo un po' di cose, no? Del suo passato ancora di più di prima, quindi non c'è più quel mistero. Quindi, non so, forse un punto negativo, sinceramente, non lo so, però sinceramente a me sta intrigando molto come storia. E poi l'ultimo che io tipo. Perché? Per come? Però secondo me c'è ancora tanto altro da scoprire, perché non è cioè non penso sia tutto così semplice. Cioè, noi già dopo 5 libri su 10 già scopriamo ste robe sul suo passato. Quindi penso che in realtà siamo solamente a metà dell'opera, nel vero senso della parola. Comunque il quinto libro è I bambini silenziosi, viola con viola, ovviamente bello, questo mi è piaciuto abbastanza. Diciamo che in generale do 4 stelle a Patrizia Gibney, anzi 3 e mezzo anzi. Quindi vi farò un video dove vi spiegherò bene tutto, insomma, nei prossimi giorni arriverà, giuro, perché ho letto tutti i libri pubblicati di Patrizia con Lotti Parker in italiano. Quindi però sappiate che in realtà non c'è niente di originale, insomma, sono casi come altri. Niente di interessante la vita passata della protagonista di Lotti, così come anche come la protagonista Erika Foster di Robert Brizna, quindi alla fine è tutto molto quello che è. Poi proseguiamo con un attimo che qua è tutto incastrato, sono una marea di libri. Trilogia di New York di Paul Auster, vi ho fatto la recensione che vi linko su nelle schede, se volete recuperarla. Sono tre racconti che hanno come sfondo New York, altrimenti non si chiamerebbe Trilogia di New York, dove tre protagonisti diversi si credono, si fanno, diciamo, pseudo investigatori. Ognuno per una causa diversa, in modo diverso tra di loro, ma in realtà stanno cercando nel posto sbagliato, dovrebbero più cercare in loro stessi, quindi più che una ricerca verso gli altri, è una ricerca verso se stessi, dentro se stessi, anzi. E se volete scoprire qualcosa di più su questo libro, molto misterioso, confusionario in senso positivo, io ancora non capisco alcune cose di questo libro. Mi piace questa cosa. Comunque vi lascio su nelle schede, dovrebbe essere qua la recensione.
di Trilogia di New York, se volete sapere un qualcosina di più, insomma. Comunque è bello, 3 stelle, ve lo posso consigliare tranquillamente. Poi un libro che mi ha stravolto l'anima, cioè Il mare senza stelle di Erin Morgenstern. Più complesso, più elaborato e anche più immersivo rispetto al Circo della Notte. E sempre per la Ina, che io amo sempre perché mi fa queste edizioni spettacolari, cioè guardate quanto è bello, è super figo. È la storia di un ragazzo che mentre è in biblioteca scopre questo libro che parla anche di lui. Di una vicenda che lui non ha mai raccontato a nessuno, quindi è rimasta nella sua mente e quel libro gli ha fatto ricordare del tipo come sa l'autore di questo libro che non esiste in realtà, è un libro molto strano e dicevo come lui pensa, come fa a sapere sta roba, cioè come fa a essere in un libro, come faccio io a essere in un libro e soprattutto una vicenda che io non ho mai raccontato a nessuno, quindi prende, va e scopre diverse cose, scopre l'esistenza del mare senza stelle e va e lo cerca, va alla ricerca di questo mare senza stelle e io tipo sciocco. Ovviamente questo libro non è a caso, perché noi poi leggiamo questo libro nel libro, quindi è complesso in questo senso, complesso come scrittura, come storia, come impostazione. E se avete amato il Circo della Notte, questo secondo me vi farà venire il crepacuore per quanto vi piaccia. Poi abbiamo due libri di Stephen King, di cui uno vi ho già parlato nello scorso video, però partiamo da quello che non sapete quale sia, cioè La bambina che amava Tom Gordon. Questo sempre per Pickwick, 9,90. Questa bambina che stufa delle situazioni, insomma, poco gradevoli che avvengono in famiglia, un giorno mentre la mamma e il fratello stanno litigando, durante una scampagnata che la mamma ha deciso di fare con i suoi figli, lei prende e va a fare la pipì poco distante appunto dal fratello e dalla mamma, ma che poi, incuriosita da questo sentiero, lo imbocca e si perde. E poi da lì tutte le cose fantasiose, chi sogna le cose di notte, insomma, storso, insomma, sogna un po' di robe così. Però l'unica costante della sua vita, cioè l'unica cosa vera su cui lei può fare affidamento è appunto la sua radiolina dove ascolta la telecronaca delle partite di baseball della sua squadra del cuore dove appunto gioca anche Tom Gordon, che esiste davvero, tra l'altro è davvero un giocatore di baseball. Adesso non me lo ricordo la squadra, Red Sox, ecco, l'ho letta sfogliando. E poi si ritroverà alla fine, tipo, in questo luogo che non spoilerò, e io, ma quindi, ma, mi avete dato false illusioni, forse? Caro Stephen, lui è un po' così, scrive un po' così. Comunque mi è piaciuto abbastanza, ve lo consiglio, se non avete nulla da fare, insomma, se non avete altro da leggere lo potete provare, tanto è corto, e niente, cioè ci sono dei capitoli tipo di 40 pagine, io posso stare lì a leggere, cioè mi ha molto scoraggiato, nel mezzo ci sono davvero sti capitoli lunghissimi del tipo mi stai fa venire latte alle ginocchia, davvero, io ti voglio bene, bel libro, però veramente dopo una certa mi stai fa venire latte alle ginocchia, quindi l'unico tasto negativo è questo. E mi ha fatto scoprire anche un pochino Tom Gordon, perché io non manco lo conoscevo, insomma, chi fosse, figurarsi. Poi, appunto, il secondo libro è Stephen King, Il miglio verde, di cui vi ho già parlato, sempre per Pickwick, 11,90 €, la storia di questo signore Paul che è capo delle guardie di Cold Mountain, in particolare del blocco E, dove ci sono i condannati a morte. Se volete sapere un po' come la penso, vi lascio su nelle schede la recensione che ho pubblicato martedì scorso, cioè quello che è venuto adesso. E mi è piaciuto moltissimo, misterioso, miracoloso, poi fedelissimo anche il film a questo libro, quindi super mega figo, una storia che mi ha colpito nel cuore e sempre comunque lo farà, penso di rileggerlo anche prossimamente, chi se ne frega, tanto qua il tempo ci sta, non manca mai, anche se in realtà alcune volte manca perché ci sono tantissimi libri da leggere.
noi pensiamo a rileggere i nostri libri preferiti, però ci sta, io per il Miglio Verde faccio questo sacrificio. Poi, allora, vi faccio vedere un mattonazzo, anzi, ce ne sono due mattonazzi, un libro più piccolino, quasi finito, giuro. Uno è Il nome della rosa di Umberto Eco. Vi lascio la recensione, quindi non mi dilungo troppo. È un ma bel mattonazzo. Questo, tra l'altro, è la nuova edizione, quindi ci sono cose che sono cambiate, aggiunto, tolto, modificato, insomma, senza però togliere il significato alla storia, ovviamente, senza modificarla in alcun modo. E la storia è sempre quella: c'è stato un omicidio in un'abbazia, è morto un tizio, non si sa, un monaco, non si sa, un abate, forse perché nell'abbazia ci sono gli abati, ok? Piccolo di comunque, quindi viene chiamato un altro abate per risolvere questo caso, però con il limite di non poter entrare nella biblioteca di questa abbazia, quando in realtà è il fulcro di tutto. Infatti, questa è la piantina della biblioteca, appunto, di questa abbazia, il fulcro di tutto. E quindi poi ovviamente si risolverà il caso, ma è un mattonazzo enorme con riferimenti storici interessanti, però per carità anche meno, cioè voglio dire, non è che mi devi spiegare tutta la storia, cioè voglio dire anche qua un po' pesante la scrittura, la storia è quella che è, insomma è stato scritto pure 1980, quindi voglio dire, dobbiamo prenderlo per quello che è, comunque un capolavoro che secondo me almeno una volta nella vita dobbiamo provare a leggere. Io ho visto anche il film, piuttosto fedele, la serie TV anche, che tra l'altro avevo visto in televisione quando è uscita nel 2017, credo 2018, tipo così, e vediamo un po' se c'entra qua, perfetto, poggio qui. Ripeto, se volete sapere un po' più nello specifico, vi lascio la recensione, mi raccomando. Poi anche di questo libro ho fatto la recensione, questo mattonazzo che mi ha distrutto la vita. Vi lascio su nelle schede ovviamente la recensione, se posso, perché in realtà potrei mettere solamente 5 schede in tutto, chissà se avrò già sforato probabilmente. Comunque, si tratta di Una vita come tante di Anya Yana Ghiara, questa autrice statunitense, penso, o inglese, non mi ricordo mai, però con origine, sì, statunitense, con origine hawaiane. Questo è il suo secondo romanzo, che racconta la storia di quattro amici, quattro ragazzi che si conoscono al college per studiare poi però cose diverse, e poi da lì tutta la loro vita fino alla loro morte, insomma, tutta, insomma dai 20 fino alla morte di questi protagonisti, e quindi tutta la loro vita, in particolare il vero protagonista è Jude, quindi dovrebbe essere questo ragazzo qui che raffigurato dovrebbe in un momento di piacere sessuale, cioè durante un orgasmo, quando in realtà a me non sembra altro che dolore e sofferenza, però ok, perché Jude ha sofferto, ha subito tantissime di quelle cose pesanti anche, che secondo me una persona non potrebbe mai sopravvivere a tutte queste cose. Infatti lui poi, a causa dei suoi traumi, se ne aggiunge anche altri lui stesso. E, ripeto, c'è la recensione sulle schede, sempre se la posso mettere, altrimenti potete trovarla comunque sul mio canale. Sono tutte recensioni piuttosto recenti, quelle che vi ho menzionato. E secondo me questo è il libro della vita, apposta che si chiama Una vita come tante, ma secondo me come tante non credo, perché cioè, uno morirebbe, cioè veramente non sopporterebbe e non sopravvivrebbe a tutte queste cose che l'autrice, tutta questa sofferenza che l'autrice ha voluto dare a una persona sola, solo a Jude. E quindi io tipo stavo soffrendo con lui, per lui, cioè io alla fine stavo piangendo, perché soffrivo insieme a lui e per lui. Comunque, non dilunghiamoci troppo, perché altrimenti se adesso mezz'ora che sto a parlare. L'ultimo libro di cui vi parlo è L'incubo di Hill House di Shirley Jackson. Penso che si dovrebbe leggere sotto Halloween, ma io l'ho letto a marzo, molto di recente, però chi se. Io questo l'avevo scoperto, già lo conoscevo, però l'ho scoperto ancora di più grazie a Matteo Fumagalli, che lo ha recensito proprio Halloween scorso, del 2021. In realtà tutto questo clamore, tutta questa cosa io non ce l'ho trovato, cioè forse sono partita prevenuta del tipo non credo che l'incubo di Hill House possa essere chissà quale grande libro, infatti secondo me non lo è, cioè io non ho trovato tutta questa cosa che dicono ah bello così qua, dove? Cioè,
È la storia di alcuni ragazzi che si ritrovano a dover indagare insieme a un professore su presenze paranormali in una casa abbandonata. E più che altro, cioè, di paranormale si succede qualcosina che fa pensare al soprannaturale, come si dice, soprannaturale, però in realtà, cioè, mi dici sì, mangiano, bevono, dormono, fanno la pipì, si cambiano, mi vesto così, mi vesto colà, andiamo a fare il picnic, e poi qualcosina di paranormale. L'unica cosa interessante è che poi alla fine uno dei protagonisti diventa lei stessa paranormale. Non spoilerò molto, ecco, però 3 stelle per la fiducia, insomma, perché sì, perché me l'ha consigliato molto Fumagalli. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e fatemi sapere se uno di questi libri voi l'avete letto, anche uno, ne parliamo, oppure fatemi sapere cosa avete letto voi, il libro preferito di questi primi 3 mesi dell'anno, insomma fatemi un po' sapere la ciccetta, vi date qualche consiglio anche. Ce n'è anche in realtà un altro libro che ho iniziato a marzo, ma che non vi dico perché è tutto un enigma, no? E non penso si sia capito qual è il libro che sto leggendo, che sto cercando di risolvere, perché è un vero enigma davvero, però ci sto facendo reading blog su quello, quindi lo scoprirete ben presto, lo dividerò in parti, insomma lo dividerò un pochino perché altrimenti viene 1 ora e mezza di reading blog a novembre. Però chiusa la parentesi, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!